sbollita la tristezza, se si può dire sbollita, di ieri. Eccomi qua come entra la partita. Ieri veramente, veramente, veramente male. Una bella figura di merda. E proprio no. No, no, no. E purtroppo mi tocca rimangiarmi quanto avevo detto nei video precedenti, in cui appunto dissi che anche se il risultato poi finale non era buono, perché comunque fino a ieri venivamo da un pareggio e due sconfitte, alla prestazione magari a tratti, secondo me, per una squadra che si deve salvare, poteva andare bene. Ecco, mi tocca rimangiarmi tutto, perché dopo la partita di ieri proprio è crollato tutto. No, si è imbarazzante, ma male, 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 sotto tutti i punti di vista. Non c'è un punto di vista tra quelli che personalmente valuto, anzi, diciamo, scelgo per dare una valutazione, buono, nemmeno uno. Si parte dal gioco imbarazzante, dalla grinta imbarazzante, dalla condizione fisica imbarazzante, fino ad arrivare, che poi in realtà non è fino ad arrivare, perché è una cosa importante, però lo dico perché questa è una cosa mia, secondo me è anche la formazione sbagliata. E anche sulla formazione sarebbe tanto lì, perché è vero, non puoi, soprattutto quando magari passano pochi giorni da una partita all'altra, far giocare sempre i soliti, perché magari alcuni hanno bisogno di riposo e poi allo stesso tempo è giusto dare l'opportunità a tutti. Però da quando abbiamo iniziato l'anno ad ora non c'è mai stata una formazione, diciamo, in queste quattro giornate costante, è sempre stata diversa. E cosa significa, a parer mio, che quando è diversa poi di per sé non... siccome un giocatore ha il suo modo di giocare, può essere simile ad uno, cioè due possono essere simili, però per esempio, però poi alla fine hanno sempre un qualcosa di diverso tra di loro, e quindi secondo me, se non giochi sempre con la stessa formazione, magari un giocatore che, non lo so, sarà abituato a fare un determinato movimento, un determinato passaggio, insomma, o qualsiasi cosa, magari che, diciamo, adesso potrebbe venire anche bene quando poi tutte le volte ti trovi accanto o di fronte, insomma, intorno a te giocatori diversi che magari ti fanno un movimento diverso o, non lo so, un passaggio diverso, quello che volete. Magari ci va in tilt, di conseguenza poi magari non ti ci trovi e giochi male. E ieri è stata la dimostrazione, cioè tante motivazioni, per cui ho detto anche il discorso di formazione se non è sbagliata. E oltre al discorso di formazione sbagliata dal punto di vista di non giocare sempre insieme, o comunque sempre insieme, finisco proprio a livello di giocatori messi in campo, nel senso, roba oscena tra ieri quantomeno, su quello che doveva fare ogni singolo giocatore. Nessuno, secondo me, forse tranne uno, che ora dopo dirò, ha fatto qualcosa di buono. L'unico che si salva nello schifo totale, ma non per questo vuol dire che abbia preso, cioè se dovessi dare un voto abbia preso un voto alto, ma secondo me leggermente più alto rispetto agli altri, secondo me è Porcino, anche se anche lui ogni tanto ha fatto delle dischette zotte, dischette dormite, soprattutto quando si parla di tenere l'uomo, perché anche su, da questo punto di vista qua c'è da ridire tanto, cioè il discorso delle cose male 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 è che a volte si è lasciato veramente degli spazi abnormi, delle praterie, soprattutto per le esterne di loro, una cosa oscena. E poi se si va a vedere, lasciando stare il fatto che non ci voglia entrare su come abbiamo preso i gol, che principalmente sono state disattenzioni, vedi se non era in primis il primo gol, cioè ragazzi, quella ti facevano 3-4 passaggi, non importa, e non è una cosa fattibile nemmeno se tu giocassi con Barcellona, per dire, sì è più capibile, ma non è una cosa ammissibile, soprattutto se te lo fanno sempre 1-2 di tanto alla terza, che non ci vorrebbe nemmeno essere, te hai capito come fanno e devi trovare il modo di bloccarli. Invece ragazzi, questi di 3x2 arrivavano in porta, e addirittura, e questo è una cosa che mi sono dimenticato di dire, comunque nonostante tutto, tanto di appello a Lecce, che per essere promossa, secondo me è una squadra che probabilmente fino alla fine, se regge a livello di condizioni fisiche, darà noia a chiunque, perché ieri fra le 4 squadre viste per ora, a ora è quella lì, secondo me, che mi è sembrata più forte e messa meglio, sì, in campo, messa bene. E appunto, e inoltre a questo Savin, mi allaccio discorsi che volevo dire prima, una cosa, diciamo, anche se dipendeva, cioè questo dipendeva tanto da loro, ma anche quello magari non di furbizia, trova un altro modo per cercare quantomeno di amministrare un po' la palla. Questi ragazzi ti pressavano sempre, tutte le volte che ti pressavano te, su 10 volte, almeno 8 volte, 7 volte andavi in tilt, perdevi palla, ti ritrovavi a fare lancio lungo e via. Cazzo, ma già me era diversa,
c'erano, boh, ieri prendendo anche cioè tenendo in conto di questa cosa lì, un'oso scena e boh, di per sé poi non sai nemmeno cosa dire, perché passatemi il termine, cioè poi ti cascano anche le palle, ti cascano i colleghi, dici ma andate a, non dia a fa un culo, perché questo è troppo, però basta, cioè ieri veramente non tanto, ma già lì dopo il secondo gol, ma dal terzo ed ultimo, meno male, dovevi dire basta, cioè appena preso il terzo dici guarda, arrivederci, ho speso i soldi perché ho fatto il biglietto, per chi comunque c'è l'abbonamento, mi torno a casa, perché allora sì, meno male, anche se poi in realtà le parole servono a poco, però si spera che comunque questa, il discorso delle parole possano poi essere, cioè le parole possano andare di pari passo coi fatti in futuro. Meno male qualcuno tra virgolette ci ha messo la ghigna e ha chiesto scusa perché si è reso conto che la squadra è già stata imbarazzante, almeno averlo, anche se sinceramente con tutto il rispetto bellino il gesto, però poi cambia poco, almeno per ora a livello di punti, speriamo appunto come ho appena detto che poi le parole possano andare di pari passo con i fatti e non siano solamente parole sì dette tanto per. E niente, questo è quanto per quanto riguarda, come sempre faccio sempre, il discorso di suddividere principalmente il commento tra primo e secondo tempo. Niente, è stata una partita giocata sugli stessi ritmi, soprattutto diciamo per il Lecce che ha giocato sugli stessi ritmi, poi chiaramente la stanchezza sul finale, ma quella abbiamo già sempre, ma in sequenza poi più o meno la cosa in tutte e due le squadre, è stata una partitaccia, veramente una partitaccia. Io prima di chiudere il commento, che poi di commento c'è da dire ben poco sulla partita, più che altro è sulla prestazione di Livorno, il risultato lasciamolo perdere, che è anche giustissimo, anzi forse poteva essere anche più ampio, se arrivavano a fa 4, almeno un altro gol non aveva rubato niente, anzi, che non scordiamoci hanno preso anche il palo nel primo tempo, ma vabbè. E mi sono un attimino perso, ah sì, riaffacciandomi al discorso iniziale, sì scusate un attimino questa sera perché ogni tanto mi perdo, e io spero ovviamente, questa è la questione finale che volevo dire, che la prestazione di ieri possa essere veramente un discorso di partita storta dove non ti trovi, dove diciamo partite che te ne capitano veramente poche durante l'anno e più che altro prestazione che si possa dimenticare presto, perché se veramente ieri hai dimostrato quanto vale contro una squadra che gioca meglio di te e la situazione è questa qua, sono messi male. Più che altro io spero di, rilacciandomi al discorso proprio iniziale, mi tocca rimangiarmi quanto detto, spero appunto che il Livorno poi possa dalla prossima sbugiardarmi. Di certo un'altra cosa mi sono in mente che voglio dire all'inizio discorso è che io non m'azzarderò più, o perlomeno prossimamente non m'azzarderò più a tirar fuori Massimo e me, se si gioca, riferendo al discorso della vita precedente, si gioca come si è fatto vedere a tratti, se riuscisse a giocare come si è fatto vedere a tratti, già contro Lecce la prossima, secondo me potrebbe venire fuori la prima partita, i primi tre punti, cioè la prima vittoria del campionato, ma detto me, basta, non lo dico più, e niente, questo è quanto, speriamo veramente sia stata una brutta giornata, ecco. Adesso se non sbaglio la prossima partita la giochiamo a Venezia, vediamo un po', il Venezia almeno inizialmente non è partito benissimo, ne resta anche noi, speriamo di non far diventare gli avversari in questa fase di Venezia fenomeni e di svegliarli, di farli svegliare grazie a noi, ecco, speriamo almeno quello, speriamo di riprenderci già dalla prossima, più che altro di far sì, più che altro, c'è un discorso mio della formazione, magari di entrare in campo con una formazione un pochino più adeguata alla partita, ecco. Tanto bene o male è brutto da dire, però bisogna essere obiettivi, soprattutto a questi livelli ci sono giocatori non tanto ma anche più forti o meno forti, però sono giocatori più utili alla squadra e ancora di più a un determinato modulo, sistema di gioco rispetto ad altri, è giusto magari fare un po' di turnover, far respirare, far giocare tutti, però con la giusta correttezza, mettiamola così, insomma in maniera adeguata. Insomma, questo è quanto. E alla fine ho usato, quindi chiedo scusa, questo video come una sorta di sfogo, anche se di sfogo poi c'è stato ben poco, perché più che altro a mente calda l'ho patita un po' più ieri sera, sono a casa e niente. Sempre per discorsi tempistiche, ma anche per evitare di dire cose abbastanza, come ho sempre fatto, un po' troppo
aggressive, tra virgolette, ho aspettato un po', e quindi in sequenza poi, il giorno dopo, per fare questo video combat. Detto questo, niente, ci risentiamo nel prossimo video. Vi dico la verità, a differenza delle altre volte, non so se riuscirò a farlo da ora in poi costantemente, principalmente per un discorso lavorativo. E niente, speriamo di trovare una soluzione, anche se non credo, ma non lo so. Per quanto riguarda adesso, speriamo di rivederci alla prossima partita, al prossimo video riguardante Venezia Livorno. Altrimenti ci rivedremo poi, non lo so. Via, ciao!